Salvatore Pisciotta, coordinatore provinciale di Sicilia Impresa, un'associazione di categoria per imprenditori e professionisti. Ha eh, detto molto bene, è un'associazione, una neonata associazione di categoria. Io ho avuto il privilegio di avere l'incarico provinciale circa un mese fa. Eh, Sicilia Impresa si propone di essere da eh, coadjuvante, da, soprattutto da mh, eh, supporto tecnico a tutte quelle piccole e medie imprese ma soprattutto anche al mondo dei professionisti che in questo momento come dire, soffre la crisi del contesto economico. Eh, noi offriamo servizi di consulenza a, come dire, al mondo imprenditoriale sia per quanto riguarda la finanza agevolata sia per quanto riguarda il mondo dei finanziamenti che possono sussistere sia per il commercio sia per l'artigianato e sia appunto per quel eh, mondo come ad esempio l'imprenditoria giovanile e femminile che vuole in questo momento ecco, trovare sbocco e quindi cerchiamo di conciliare quelle che sono le esigenze del territorio con le esigenze del mondo imprenditoriale. Quindi sarete dei veri e propri consulenti che accompagneranno durante il percorso imprenditori e professionisti? Ha detto molto bene, noi siamo un'associazione di categoria a supporto e quindi un'associazione di categoria che è da base, da stimolo per il territorio stesso, quindi cerchiamo come ho detto prima di coinvolgere sia il mondo imprenditoriale che il mondo istituzionale e il mondo anche dei cittadini che vogliono come dire far leva, come dire, da supporto a questa, a questa situazione sfruttando soprattutto eh, come dire, quello che eh, dal punto legislativo è in atto quindi cerchiamo di far conoscere anche al mondo imprenditoriale quali sono i bandi che sono ad esempio in, in corso di svolgimento, in corso di attuazione, supportiamo le aziende e nello stesso tempo cerchiamo anche di creare sviluppo del territorio. Giuseppe Mamo, segretario di Sicilia Impresa. La nostra isola economicamente continua a soffrire anche se potrebbe esserci una nuova opportunità. Il 6 febbraio il Parlamento europeo sta portando avanti una legge che ha riconosciuto l'insularità di Sicilia e Sardegna. Sì, ehm, anche sulla scia di questo che lei ha appena detto eh, e sulla volontà quindi dell'esaltazione delle, dell come giusto che sia del mettere in evidenza quelli che sono le, eh, i valori e eh, le risorse della nostra eh, regione e anche della Sardegna ovviamente, e soprattutto mh, dalla volontà di aiutare e dare un supporto a quello che è il, il tessuto economico so principale eh, del, in cui viviamo eh, nasce proprio eh, il nostro progetto, il nostro progetto di Sicilia Impresa che ha una, ehm, una vocazione soprattutto locale. Eh, nella nostra provincia di Ragusa, nella quale, nella quale siamo nati, il, il punto di partenza è nato dal, dal, dal prendere coscienza di un contesto economico in crisi. E noi cerchiamo di aiutare soprattutto eh, quelle che sono le micro e piccole imprese che costituiscono la stragrande maggioranza del tessuto socio-economico locale. Eh, proprio le micro e piccole imprese sono quelle che stanno diciamo, venendo sterminate sì, alla crisi. Assolutamente sì, eh, ha detto benissimo, il verbo sterminare è forse quello che rende maggiormente l'idea. Eh, non, non, non si contano più quante, quante imprese chiudono ogni giorno, i dati della Camera di Commercio sono abbastanza eh, eloquenti, abbastanza evidenti in questo senso. Il piccolo artigiano, il piccolo commerciante, la piccola industria edile che ha... Solamente uno o due dipendenti. Sono quelli che pagano a caro prezzo il, il prezzo della crisi ed sono proprio loro i primi ad essere destinatari di questo progetto di Sigile Impresa. Sigile Impresa ha una, uno staff di esperti, di consulenti che mette a disposizione non solo la eh, semplice consulenza legale, fiscale tributaria, che già è un, un discorso fondamentale, ma pensiamo al grande servizio che offriamo nell'ambito della risoluzione delle controversie di lavoro. Il Jobs Act ha rivoluzionato l'articolo 18, quella che è eh, proprio la risoluzione delle, dei licenziamenti, l'ambito dei licenziamenti è stato rivisto. Rivoltato come un calzino e quindi è importante fornire eh, assistenza e aggiornamento. Sicilia sì, Impresa si rivolge anche eh, a, alle imprese fornendo un servizio di aggiornamento costante attraverso l'organizzazione di convegni, di seminari, di giornate studio, in cui le imprese, proprio le imprese, finalmente hanno la possibilità di venire a contatto con quelle che sono le novità normative che spesso, eh, che spesso non conoscono. Quindi essere aggiornati per non chiudere. Assolutamente, essere aggiornati per non chiudere, essere aggiornati per evolversi e essere aggiornati per innovare. Mar se.